1830, con un amore libero. Siamo in compagnia di un gruppo di giovani artisti Guemien, il pittore Macello, il poeta Rodolfo, il filosofo Socollin, il musicista Chonard. La vicenda si svolge tra una vecchia soffitta e il caffè Momieuse e racconta una dolce storia d'amore tra Rodolfo e Mimì. Un amore diverso ma altrettanto interessante è quello di Musetta e Marcello. Dalla Bohème, l'inizio del secondo atto, è l'aria che meglio descrive il carattere di Musetta, quando men vo',